Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Sono un po' triste perché comunque siamo quasi alla fine, ne mancano solo due perché questo è il settimo. Però ce li siamo goduti. È vero, ce li siamo goduti a pieno e quindi nulla, io direi di iniziare direttamente. Allora, come sempre dal dolce. Anche se qui dove vado vado, tocchi bene. Sì. Ok, sei la prima che... Kit Kat Cookie Crumble. Crumble, vediamo. Che sarebbe? Non lo so. Milk chocolate with crumbly cookie pieces. Pezzi di biscotto, secondo me. Sì. Vai. È una bella tavoletta, da 120 grammi. Vediamo. Oddio. Sembra un po' l'odore del cioccolato della lingua, guarda. Sì. Ah! Curiosa, vediamo molto. Vada. Wow. Bella. Ma perché vedi qua hanno fatto tutto lo strato. Mi piace molto. Sembrava scontato come gusto, vero? Bella crunchy. Oh, veramente buona. Il sapore sembra Kit Kat normale, però proprio anche perché è molto più doppio, si sente il biscotto e crunchy. Buono. Un bel 7,5-8. 7? Ci sì. Sta, veramente buono. Pop-tarts. Molti li riscaldano, invece sono sincera, a me piacciono più così che riscaldato. Infatti si è scritto nel forno. Però Frosted, è soggettiva questa cosa. Frosted Hot Fudge Sundae. Hot Fudge Sundae. Gelato? Sundae. Penso di sì. Se mi sbaglio era gelato. Tipo quella glassa. No. È proprio quella... Eccola qua. Che cos'è una glassa? C'è un odore... Sì, alla fine è quella glassa sui gelati. No. Questa però riscaldata, secondo me. Per questo consigliano di riscaldarla. No. Che è così buono. Oggi a me le Pop Tarts mi piacciono troppo. Buona. Così è buonissima. Figurati riscaldata. Morbida. Somiglia un po' però al gusto torta di compleanno. Abbiamo provato anche il gusto s'mores. Non mi ricordo. Secondo quella abbiamo provato. Io non mi ricordo. No. Ok, 8. Ci sta. Quello per me. Vediamo. Buono. Oh, andrei di... Salato soft. Questo. Ma lenticchie. It's real. It's real. Sono delle chips di lenticchie. Al pomodoro. Farina di lenticchie, amido di patate, amido di mais, pomodoro e basilico. Vediamo, spero non si senta troppo il basilico. Ma questa è una però carina, si sente molto il basilico. Ah, però è buono. No, forse avrei marcato un pochino in più il pomodoro. Però non sono sfiziosa il basilico, fortunatamente. Anche quelle che ti piacciono te le dà proprio, sono basse lenti. No. Però si sente un po'. Sì, sì. Pure il gusto di... Basilico. No, ma pure la patatina. Di lenticchie, di legumi. No, però. Se fosse stata ancora di più di pomodoro. Sfiziosa. Buona.
Volete in frebella? Salate al punto giusto. Bello, secondo me. Occhio. Occhio bel comune. Proseguiamo con la bevanda. Allora. Caio? No. Vai, go. No, aspetta, questo è il marchio. Delicious. Delicious. Tom Block. E mio che la do. Twist, lemon lime. Come si dice? Fai. Figo. Figo. Eccola qui. E al limone? Sì, sì, lime. C'è il congelato sta bevanda. L'abbiamo sbattuta, aspetta. Lo sapevo che cadeva. Vabbè, spray. Strano come è intervenuto subito. Basta, basta. Vabbè, questo siamo andati un po' sul sicuro. Spray. Mamma mia! Uguale. Ma perché è fredda? Pure, è buonissima. Sì, però non è troppo gassata. Quindi mi piace. Sente lime, però mi lascia quell'aroma tipo dolce. Ad esempio la Sprite è più pesante, esatto. Questa è proprio leggera. Questa è leggera. Sembra un po'... ti ricordi quando uno non riusciva a digerire che ci prendiamo la cedrata? Brioschi. Bravo. Well. Sì. Buonissima. Veramente buona. Si sente quella nota di limone, di... cos'è? Però non è, però è molto delicato. Molto forte. 8. Sì, pure 9. Pure 10. A me queste cose piacciono. No, sono molto buone. Ok, ultimo dolce. Questo secondo me sarà buono. Allora, io ho provato, che avrete sicuramente già anche visto il video, del calendario dell'avvento. Ho provato questo mandorla. Ragazzi, non ci dà un euro, ma era veramente spettacolare. Infatti nell'ordine noi lo prendemmo. Non l'abbiamo preso perché abbiamo detto no, dai. Questo qua è lo Hacker Nocciola. Che però penso sia una novità. Biscotti meringa, perché sono meringati. Biscotti meringati con crema alla nocciola e cioccolato al latte. Queste sono spaziali, Vedi come te lo dico. Mamma, questa scatola così io... Invece l'altro non era così, lo sai? Ah, guarda, si apre così. L'altro non era così, era così. Quindi pure quelli là al cocco si aprivano così. L'altro no. Era tutta marmo, tutta argento la confezione. Eccolo. Cioè, ragazzi, spettacolari. Tieni, prendi qui. Infatti si sente che sono meringati, guarda, mentre lo dovrei. Ma che ci scommettiamo qui della mandorla sono più buoni. Pure quelli avevano questa... Posso dirlo? Quelli alla mandorla erano meravigliosi. Mamma mia. Ad esempio, a me questi... il fatto che si sente quella nocciola mi fa impazzire, però sono buone, no. La consistenza è sono buone, la nocciola si sente, mi sente proprio quella nocciola tipo al forno, però ragazzi no, ci è rimasto male. Io non sono molto fan della nocciola, mandorla, quindi mandorla. Se li trovo li prendo, li devi provare, perché mandorla era un qualcosa di eccezionale, veramente. Avevo un sacco il biscotto. Il biscotto quell'altro era proprio... Allora, io ti ho provato, vi consiglio mandorla. L'ho demonizzata, cioè l'avrebbe mai detto. Ho detto no, non ci vale, non ci vale. Invece no, mandorla è la fine del mondo. Era nessuno che lo dovevamo provare perché chi se lo aspettava. Nocciola buona, ma no. Non mi piace. Troppo la nocciola. Per gli amanti della nocciola questo è buono, è spettacolare. Però non mi piace che sembra proprio la nocciola al forno. A me la nocciola al forno non piace. Sì, sono d'accordo con te. Un bel 6 e mezzo, mandorla pure 10. Pure... Peccato che non l'hai provata. No, 7, va bene, 7 mi... Lo so. Ok,
Ultima salata di questo video. Per la mia gioia. Dai, l'ultimo video che faremo al nonno sarà tutto. Sarà proprio nel mio. Cheetos. Questo è un nuovo gusto. Era prosciutto e formaggio. Ti ricordi i palloni? Era Cheetos, governo buono. Ah, i palloni. Proprio pensavo qualcosa di vecchio. Posso dire? Sì. Sì. Prego. Che notte si ritrova. Mamma mia, proprio formaggio. Quelli al cheddar dell'altro altro pure erano buoni. Molto forti. Continuo a sentire il formaggio. Piacevano di più quelli dell'altro volta, vai. Allora, la croccantezza della patatina è buonissima. Ma no. Questo aroma si sente che non c'è solo il formaggio. Sì. Però devo essere, non c'è, non mi viene da dire il prosciutto. No, tra le patatine di prima lenticchie, queste preferisco quelle. Oddio, dopo un po' ci fai. Tipo il latte che abbiamo assaggiato. Tutto cheddar era. Tutto cheddar era buonissimo, sincero, buonissime. Dai, voto 7,5. 7, lo sai, non ricordo il voto delle altre. Però questi non sono male. No, non sono male. 7,5. Dai, 7,5. Allora, noi speriamo che il terz'ultimo video assaggio anche vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.